Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo come fare questo meraviglioso pane di questo mix di farine del Molino Parri. Vado a mettere nella ciotola della planetaria i licoli che ho preparato. Ci aggiungo un pochino della parte di acqua che ho preparato per l'impasto e lo sciolgo. Ci verso dentro poi la farina. Questa farina è un mix di farine, dentro c'è anche il grano saraceno, farina di riso, di orzo, farina di mais, di farro, farina di grani antichi, di segale, soia, di tutto e di più, farina di avena e poi farina di grano tenero, visto poi naturalmente che ci sono anche farine senza glutine o povere di glutine. Quindi c'è anche un po' di farina di grano. Poi ci sono i semi, semi di lino, semi di girasole, di sesamo e semi di papavero. Quindi è un mix ottimale per fare questo pane nero. Faccio girare in planetaria e aggiungo l'acqua piano piano. Io ho messo 3,20 perché non, ne ho messo un po' di meno, ne avevo preparata all'incirca 3,30. Però ho visto che non assorbe tantissimo l'acqua questo mix, quindi mi sono fermata a 3,20 perché l'ho visto molto morbido. Però voi dipende dalla farina che mettete, se mettete un altro tipo magari ce ne può andare un po' di più. Imparate anche a regolarvi da soli con l'acqua, non necessariamente dobbiamo seguire la ricetta che dice 3,50 di acqua, dobbiamo mettere per forza quella. Metto anche il sale, quindi ci regoliamo, dicevo, in base al tipo di farina, al tipo di mix, si assorbe più o meno l'acqua che prevede la ricetta. Bene, faccio un primo giro di pieghe in ciotola. L'impasto si presenta molto granuloso, ma perché è pieno di semi, e procedo poi per il secondo giro. Ecco qua, come vedete è molto scuro e molto morbido, quindi l'idratazione è giusta quella che ho fatto. Dopo quest'altro giro copro e lo lascio lievitare per 4-5 ore. Io l'ho lasciato 5 ore anche se poi non c'è stata questa grossissima lievitazione proprio perché ci sono queste farine senza glutine, però non importa. Una volta passato il tempo, lo verso sul piano di lavoro e procedo. Procedo per fare dei giri di pieghe. Farò 3 giri di pieghe con l'intervallo di mezz'ora tra una e l'altra. Pieghe, classiche, le pieghe a tre, in questo modo. Intanto che facciamo queste pieghe, volevo dirvi che io cerco di rispondere a tutte le domande che mi fate sotto i commenti, anche, però qualche volta qualcosa mi sfugge o magari rispondo in ritardo perché gli iscritti stanno aumentando velocemente e quindi non riesco, qualcosa mi sfugge sicuramente, ma cercherò di rispondere anche se in ritardo. Poi un'altra cosa, io non sono assolutamente una maestra, non ho fatto tantissimi corsi da grandi maestri, grandi panificatori, no, sì, qualche corso l'ho fatto anche da maestre, diciamo, molto brave, però assolutamente non mi sento una maestra, quindi prendetemi con le molle le cose che dico. Perché sono solo frutto della mia esperienza di panificazione. Bene, lascio riposare ancora l'impasto prima di andare a formare il filone. Io farò un filone, ma questo impasto potete fare benissimo dei panini, dividete magari in tre parti, due o tre parti.
fate dei panini oppure dei mini sfilatini, possiamo fare quello che vogliamo naturalmente. Io allungo l'impasto così. È molto elastico, malgrado i tipi di farine con poco glutine e quelle anche senza glutine. Lo sento abbastanza elastico. Chiudo il filone in questo modo, piego e poi cerco di chiudere bene, altrimenti poi rimangono i buchi, ma non i buchi, gli alveoli, i buchi che sono perché non abbiamo chiuso bene. Ecco qua. Il filone è pronto, lo virlo un pochino e poi lo metterò in un cestino coperto da un telo oppure da pellicola come volete, magari ci mettete un po' di semola sopra e lo lascio ancora lievitare. Il mio ci è voluto all'incirca 3 ore. Anche qui, come sapete, i tempi possono variare di molto. Quindi si deve gonfiare, non dico raddoppiare, ma deve crescere abbastanza prima di infornare. Passato il tempo vado a controllare. Nel frattempo mi sono accesa il forno a 250, vediamo. Torna ancora su, potrebbe anche stare un pochino. Il tempo di scaldare il forno, ho fatto due tagli trasversali, ho messo un pentolino nel forno ed ho infornato. Eccolo qua dopo 45 minuti, 45 minuti perché il filoncino era abbastanza stretto. Naturalmente prima di tagliare facciamo raffreddare il pane e guardate che meraviglia, veramente una meraviglia. Questo pane ci possiamo fare tranquillamente colazione con burro e marmellata. Oppure accompagnarlo alle nostre pietanze. Grazie amici della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!